Purtroppo non posso farvi vedere per motivi di copyright quello che ha detto Mirta Merlino, ma ve lo sintetizzo. Caro Fedez, devi accettare le critiche, devi accettare i giornalisti sotto casa anche quando le cose vanno male. E poi, aggiunge la Mirta, devi anche un po' ringraziare noi della stampa, perché se voi siete diventati quelli che siete è merito anche nostro. Fedez non l'ha presa affatto bene, come non ha preso bene ieri, vi lascio qui la scheda, gli stessi giornalisti sotto casa sua, facendo un paragone assurdo. Guardatevi il video. Per cui sì, Fedez disse a Mirta Merlino, sicuramente si aprirà un dibattito tra i due, vedremo anche dal profilo social di Mirta Merlino, sempre se ne ha uno, non lo so, devo verificare. Dopo la sigla vi lascio queste stories. Voi però iscrivetevi, supportatemi, mi raccomando, e giù in descrizione raggiungetemi negli altri social e se vi offrono un caffè, se è sempre sotto il mio PayPal, se vi va, Italiana, per il tuo grande impegno giornalistico, e per me sei liberissima di venire sotto casa mia, per amor di Dio, come io sono liberissimo di ridere delle priorità dell'informazione italiana in questo momento, che vertono solo in direzione di Chiara Ferragni. Ma ci tenevo a farti una domanda, visto che ti reputo una grande giornalista. Così come tu vieni sotto casa mia e l'unica cosa che puoi trovare purtroppo sotto casa mia è il mio cane che fa la cacca, e anzi io ti invito a venire anche domani, così controlliamo come fa la cacca Paloma. Ma sei stata per caso sotto casa dell'ex deputato Pozzolo, cacciato dal suo stesso governo per aver sparato e aver utilizzato l'immunità parlamentare per non fare il test della polvere da sparo? Perché lì magari cacche di cane non ne trovavi, ma qualche bossolo potevi trovarlo. Poi Mirta, onestamente a me questa retorica del siete diventati famosi tramite i mass media un po' una mezza cazzata, in realtà, perché siamo diventati famosi con il nostro ditino e il nostro telefonino noi. E io credo che parte del fastidio che vi diamo a voi è proprio questo. Ma avremo modo di approfondire questo tema. Ci sarà tempo. Ci vediamo domani. Cacca di Paloma, vi porto un caffettino giù e niente, basta. E ormai la Paloma mi è diventata una star, perché pomeriggio 5 è da diversi giorni che mette un giornalista piantonato fuori da casa nostra nella speranza di vedere non so che cosa. E Mirta Merlino, devo dirti che se il tuo interesse giornalistico è nei confronti della solidità degli escrementi di Paloma, oggi Paloma ha fatto la cacca semidura. Però se mandi il tuo inviato domani ti faccio sapere, perché secondo me domani potrebbe far la cacca molle, quindi si prevede uno scoop, Mirta, si prevede uno scoop. Ti tengo aggiornato.